Ciao ragazzi e bentornati sul canale Mac Gabri Collections ed eccoci tornati con il nuovo appuntamento di Costruisci il modellino di Batman, il mitico Cavaliere Oscuro. Allora, in questo video tutorial andremo a fare l'unboxing del fascicolo numero 18, numero molto importante perché andremo a completare l'assemblaggio della mano sinistra. Infatti andiamo ad assemblare il pollice e abbiamo ricevuto il dorso e il palmo della mano. Non vedo l'ora di analizzarle. Siete pronti per questo nuovo tutorial? Allora iniziamo, vai! Batman! E prima di iniziare l'unboxing, mi raccomando, lasciate un super like al modellino di Batman al nostro video e poi cliccate qui in basso per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections per seguire insieme a noi tutta la costruzione di questo spettacolare modellino. Qui in alto a destra trovate il link alla playlist dove potete consultare tutti i tutorial precedenti. Andate a vedere sul canale l'ultimo video che abbiamo pubblicato del modellino di Supercar, ragazzi, l'abbiamo quasi completata, mancano gli ultimi due fascicoli per il completamento del modellino. In questo tutorial andiamo ad assemblare il pianale posteriore flessibile realizzato in tessuto, veramente figo, mi raccomando andatelo a vedere. Detto questo iniziamo un nuovo unboxing e anche oggi è il giorno buono per fare modellismo. Iniziamo! Ed ecco lo stato attuale di assemblaggio del braccio del nostro modellino. Allora, come sapete, abbiamo già completato sia il destro che il sinistro in questo stato di avanzamento. Stiamo assemblando la mano sinistra. Ecco quello che abbiamo montato negli ultimi video tutorial, ossia le prime quattro dita, quindi il mignolo, il medio, l'anulare e l'indice. Eccoli qui. In questo tutorial andremo a completare tutta la mano sinistra. Vi ricordo che le dita delle mani del modellino di Batman sono completamente articolate. Negli ultimi tutorial abbiamo assemblato tutte le varie falange l'una all'altra mediante degli appositi anelli di frizionamento che troviamo all'interno delle giunture che permettono di mantenere il dito nella posizione desiderata. Diciamo che tecnicamente funzionano veramente bene, delle soluzioni tecniche eccezionali. Eccolo qui, ragazzi. Guardate che spettacolo. Procediamo. Andiamo quindi a vedere il fascicolo numero 18 del modellino di Batman, opera distribuita in edicola dalla Hachette per collezionisti e per modellisti. Molto interessanti sono gli articoli che troviamo all'interno, in cui possiamo rivivere tutta la trilogia del Cavaliere Oscuro. Batman, un personaggio che si è fatto da solo, quindi tutta la nascita del personaggio. E non solo, si parla all'interno anche della fortuna della famiglia Wayne. Ecco qui uno dei castelli al quale è ambientato il film. Molto interessante. Allora, andiamo a vedere le fasi di assemblaggio. Eccola qui la mano sinistra, tutti i vari componenti. Come prima cosa andremo a fare l'assemblaggio del pollice della mano e dopo cominceremo a lavorare sul palmo, sulla quale andremo a posizionare tutte le dita che abbiamo assemblato. Guardate che spettacolo, fino a che andremo a chiudere il tutto con il dorso e il serraggio delle viti. Ed ecco qui l'assemblaggio completo della mano del nostro modellino. Non vedo l'ora, ragazzi. Ecco qui la fustella con i componenti. Diamo quindi uno sguardo anche a questa e iniziamo con le fasi di assemblaggio. Procediamo. Iniziamo le fasi di assemblaggio dalla prima sezione della falange del pollice, ossia questa che al suo interno ha i due perni, sulla quale adesso andiamo a montare gli anelli di frizionamento. Allora, facciamo attenzione perché abbiamo ricevuto due tipologie diverse, ossia questo più basso e questo leggermente più alto. Allora, quello che utilizzeremo in questa fase è questo più basso, mentre questo più alto verrà utilizzato all'interno del palmo della mano per bloccare appunto le rotazioni della mano e dare quindi il giusto attrito. Allora, la prima cosa che facciamo sarà quella di andare a inserire questi anelli in corrispondenza dei due perni. Quindi inseriamo il primo e inseriamo anche il secondo.
Adesso, come abbiamo fatto con le altre dita, andiamo a ricavare uno smusso con un taglierino molto affilato in corrispondenza di questo spigolo, in modo tale da facilitare poi l'incastro con le altre falange. Realizzati due smussi, andiamo a inserire la falange distale del pollice, eccola qui. Orientiamo la curvatura verso destra e l'andiamo a inserire qui in basso. Ed ecco fatto. Allo stesso modo andiamo a montare la base dell'articolazione. Eccola qui, ragazzi, l'andiamo a montare nella parte superiore. Ecco fatto. Andiamo a completare l'assemblaggio del pollice con l'altra sezione della falangia centrale. Quindi andiamo a posizionare in questo modo e in corrispondenza di questi due fori andiamo a fissare con due viti PB1. Per questa fase utilizziamo un cacciavite a croce con testa piccola e andiamo a serrare il tutto. Mi raccomando, testiamo correttamente la coppia di serraggio di queste viti in modo tale da regolare appunto il frizionamento delle falangi. Quindi andiamo subito a provarne il movimento, mi sembra corretto, non andrei a esagerare troppo, specie in questo punto in cui c'è questo piccolo perno di aggancio. Eccolo qui, ragazzi, mi sembra che funziona regolarmente, mi sembra buono l'attrito ottenuto con questo serraggio. Adesso, in corrispondenza di questo perno, andiamo a montare un altro anello di frizionamento. Ed ecco fatto. Ci spostiamo ora a lavorare sul palmo della mano sinistra. Come potete vedere, la geometria è abbastanza studiata con tutte le varie curve e forme di un palmo della mano. Mi sembra realizzato abbastanza bene. Poi possiamo notare anche questa rifinitura superficiale molto satinata che dà sicuramente un aspetto estetico accattivante e veramente gradevole. Allora, quello che andiamo a assemblare in questa fase è proprio il pollice. Lo andiamo a montare in corrispondenza di questo foro mediante l'anello di frizionamento che abbiamo appena diciamo inserito, quindi non facciamo altro che andarlo a posizionare qui dentro. Poi ci spostiamo a lavorare sulla parte interna dove tramite questo foro andiamo a fissare il tutto con un'altra vite PB1. Ed ecco fatto, a questo punto possiamo anche testarlo. Essendo il pollice della mano sinistra va orientato in questo modo, ossia con la parte curva rivolta verso l'interno del pollice. Allora andiamo a vedere i movimenti del pollice. Allora, grazie all'anello di articolazione che abbiamo messo qui, ovviamente il pollice può ruotare su se stesso. Guardate qui, ragazzi, spettacolare. Poi tramite l'aggiunzione di base può muoversi avanti e indietro e poi ovviamente abbiamo poi l'articolazione della falange. Eccolo qui il nostro pollice, guardate che spettacolo. Wow! Ok, adesso procediamo a montare il resto delle dita. Rimaniamo a lavorare nella parte interna del palmo e in corrispondenza di questo perno andiamo a montare l'anello di articolazione in gomma, che è quello più grande che abbiamo ricevuto. Guardate, questo è molto più morbido rispetto a quelli che abbiamo utilizzato per le dita. Quindi andiamo a inserire esattamente in questo modo. A questo punto andiamo a montare, diciamo, il supporto dell'articolazione del polso, che è questo particolare in plastica, che lo andiamo a montare esattamente sopra l'anello che abbiamo appena installato. Ecco qui, ragazzi, si presenta in questo modo. Adesso l'andiamo a fissare con una vite PWB2 di tipo flangiata. Ed ecco fatto.
E questa sarà l'articolazione che permetterà la rotazione della mano in corrispondenza del polso. Anche questa funziona molto bene. E questi anelli di frizionamento, ragazzi, sono veramente eccezionali per l'obiettivo desiderato. Spettacolo. Wow. Se tutti i modellini fossero realizzati così, non avremmo più l'effetto delle mani morte. Wow. Ottimo. Andiamo ora a montare le altre dita della mano, ma come prima cosa andiamo a inserire gli anelli di frizionamento, quelli più alti, all'interno di questi quattro fori. Quindi il primo. Il secondo. Il terzo e per finire il quarto. Ecco fatto. Teniamo il palmo della mano rivolto in questo modo, ossia verso il basso, e iniziamo con l'inserimento delle dita. Allora, vi ricordo che abbiamo due dita piccole identiche che sono il mignolo e l'indice e poi abbiamo altre due dita più grandi, sempre uguali tra di loro, che sono il medio e l'anulare, quindi non possiamo sbagliare la corretta disposizione. Iniziamo con il dito indice che è uno di quelli piccoli. Lo orientiamo in questo modo con la curvatura rivolta verso il basso e andiamo a inserire il perno all'interno dell'anello di frizionamento. Lo premiamo fino in fondo. Eccolo qui, ragazzi, guardate che spettacolo. Facciamo la stessa operazione con il dito medio, che è quello più grande. Attenzione sempre alla curvatura del dito. Andiamo quindi a inserire il perno. Proseguiamo ora con l'inserimento del dito anulare, stessa operazione, curvatura rivolta verso il basso. Andiamo a inserire. Procediamo quindi con l'inserimento dell'ultimo dito, il mignolo, curvatura verso il basso. Wow, cioè ragazzi, guardate che spettacolo. Bellissimo. Andiamo ora ad analizzare il dorso della mano sinistra del modellino. Anche questo, come potete vedere, è realizzato molto bene, si vedono chiaramente i tendini delle dita. Una geometria, devo dire, abbastanza complessa. Anche qui troviamo questa satinatura che dal punto di vista estetico sicuramente ne migliora la visibilità, la qualità. Lo trovo fatto molto bene. Allora, andiamo quindi a concludere l'assemblaggio della nostra mano sinistra. Quindi non facciamo altro che orientare, diciamo, il dorso in questo modo. Facciamo coincidere i perni delle dita con i vari fori che troviamo all'interno, diciamo, del dorso. Quindi andiamo a centrare il tutto. Premiamo quindi fino in fondo per eseguire una sorta di incastro. Ecco fatto, ragazzi. Wow. Adesso, dalla parte interna del palmo andiamo a fissare il tutto con quattro viti PB2. Ed ecco fatto, a questo punto andiamo a fare una panoramica della mano sinistra e andiamo a testare tutti i movimenti delle dita. Ed ecco come si presenta la mano sinistra del nostro modellino al termine di questa fase di assemblaggio. Sicuramente ha un aspetto abbastanza robotico perché diciamo che la geometria delle dita è abbastanza
particolare, ma proprio per un discorso costruttivo. Ci sono anche nella parte anteriore i vari scarichi, ragazzi, perché questi sono inevitabili, perché altrimenti quando la plastica su spessori così grandi tende a ritirarsi, qui fa i risucchi e diventa una cosa veramente orrenda. Quindi questi scarichi sono obbligatori, non si possono assolutamente evitare di farli. E poi abbiamo tutte le varie geometrie per poter realizzare tutta l'articolazione delle dita. Però diciamo che nel complesso, guardate che bella, a me piace veramente tanto. Ok, allora andiamo a vedere poi diciamo il risultato ottenuto. Allora, innanzitutto le dita possono muoversi in questo modo, quindi possono tutte ruotare in corrispondenza del palmo. Ecco qui, stessa cosa può farlo il pollice, che può ruotare nelle varie direzioni. Poi ovviamente il pollice possiamo chiuderlo, possiamo chiudere tutta la mano, cioè ragazzi guardate che spettacolo, è veramente fantastica, wow. Andiamo quindi a fare diciamo una mano a pugno chiuso, ovviamente andiamo sempre a fare delle rotazioni diciamo molto lente, perché se andiamo a ruotare diciamo magari in una direzione non possibile rischiamo di spezzare qualcosa, specie il pollice, che secondo me è quello più delicato. Ed ecco qui come si presenta il pugno di Batman, ragazzi guardate che spettacolo, è veramente carino, non vedo l'ora di assemblarlo poi sul braccio. E poi abbiamo, come diciamo prima, l'articolazione che va a collegare il tutto sul polso della mano sinistra, del braccio sinistro. Guardate che bello, wow, veramente un bel risultato, ragazzi. Mi raccomando, lasciate anche un like come suggerito dal nostro pollicione in su. Eccolo qui. Spettacolo, wow. A questo punto andiamoci a fare una panoramica del braccio sinistro del modellino completo della mano. Allora, per il momento non ce la fanno assemblare, però comunque va inserita in questo modo. Allora, così è come si presenta il braccio al termine di questa fase di assemblaggio. Ragazzi, guardate che spettacolo, wow, bellissimo, non vedo l'ora di completarlo tutto, wow, eccolo qui, eccezionale. Bene amici, ed eccoci arrivati al termine di questo video tutorial, mi raccomando lasciate un super like al modellino di Batman e al nostro video, e poi cliccate qui in basso per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections per seguire tutta la costruzione di Batman il Cavaliere Oscuro. Allora ragazzi, io vi lascio questa bellissima panoramica del modellino e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!